Ciao, è alle mie spalle il celebre stadio olimpico, il luogo ove l'eroe al quale è tributata questa nostra puntata si è esibito tante volte ed ogni volta con un grandissimo successo. In effetti non sarebbe una regola, però avrete potuto notare che finora nel nostro programma abbiamo trattata principalmente la musica italiana. È per questo che oggi vogliamo dedicare la puntata ad un big che è il più italiano in assoluto, il cantante tricolore, proprio lui, Claudio Baglioni. La tribute band Oltre si forma nel 2003, porta questo nome in onore del celebre disco lanciato nel 1990. Il segreto del successo e della bravura dei componenti di questa tribute band sta nel fatto che essi, in ogni loro rappresentazione, vogliono celebrare la gloria del famosissimo cantante italiano, senza però mai mancare del loro proprio stile. Ed eccoci arrivati a questa quarta puntata. Un ringraziamento particolare a tutti voi che avete condiviso con noi tantissime emozioni, ma continuate a seguirci perché questa nuova avventura vi mostrerà quanto c'è di vero ad avere a che fare con la musica e il sesso. Tu come stai? Non è accaduto niente, no. Il tempo non ci ha mai perduto. Come stai? Tu come stai? Ben ritrovati carissimi. Come già anticipato, questa puntata è dedicata alla tribute band di un cantatore che inizialmente forse è stato definito puramente melodico, ma che a mio avviso con la propria evoluzione si è saputo trasformare in poliedrico ed innovativo, unendo così generazioni di ascoltatori e ovviamente raggiungendo un successo incredibile. Si parla del grande Claudio Baglioni. Felice di intervistare la voce degli Oltre, vorrei presentarvi colui che la voce di Claudio la porta nel cuore. Ciao Simone. Ciao Marco, ciao amici. Innanzitutto ti faccio i miei complimenti perché sei davvero bravo, ho avuto modo di ascoltarti più volte e sei incredibile. Ti ringrazio. Volevo farti una domanda, di cosa è sinonimo per te Baglioni? Oddio, Claudio Baglioni, per me e per tutti, insomma, credo che sia uno dei cantautori più importanti, uno di quelli che ha fatto la storia della musica italiana e ancora la sta facendo. Mi sono trovato insieme a degli amici musicisti e abbiamo deciso di formare questa band e omaggiare le sue canzoni, ormai sono quasi 10 anni che andiamo in giro in tutta Italia a proporre questo spettacolo. Ovviamente un mix di passione e divertimento. Sì, senz'altro, nasce dalla voglia di fare musica e dalla passione, sì. Poi, come siamo un gruppo di amici, il divertimento è assicurato. Contato. Si vede anche sul palco quando suoniamo. Un saluto agli amici di Tribù da Ricky Memphis. Allora dimmi, Simone degli Oltre, cosa ti dice questa parola? Ma sicuramente un gran gruppo, diciamo, di cui sono venuta a conoscenza tramite amici, ecco. Li segui da molto tempo? Ma un paio d'anni, non di più. C'è una canzone in particolare che secondo te richiama molto l'attenzione? Ma sicuramente Piccolo Grande Amore. Piccolo Grande Amore. Mandi un grande bacione agli amici di Tribù. Ci hanno fatto e dimmi cosa c'è che io lo so. Tra le varie canzoni che porti in tour so che ne hai scritta una tutta tua, ancora assieme a noi, tra l'altro accompagnata da un bellissimo video. Sì, è vero, non l'ho scritta soltanto io ma insieme ai ragazzi della band, e abbiamo voluto regalare qualche anno fa questa canzone proprio a Claudio Baglioni, che parla di lui, della sua storia e del rapporto che ha coi fan, e abbiamo questa intenzione di farla diventare un vero e proprio inno. Si intitola Ancora Assieme a Noi, c'è il videoclip, la trovate in tutti i portali di musica su internet, YouTube,
iTunes, i vari social network. Sì, e ogni concerto, a parte le sue canzoni, proponiamo anche questa qui come brano nostro, primo singolo degli Oltre. Con voi per suggerirvi l'indirizzo email tributtribù@gmail.com. Un bacio! La musica è come il sesso, bisogna sempre sperimentare nuove sensazioni.
ma andiamo a vedere cosa ne pensano i giovani al riguardo. Allora, secondo te che nesso potrebbe avere il sesso e la musica? Ma secondo me potrebbe dare una spinta in più, perché comunque sia, non so, magari al ritmo, a queste cose qua, potrebbe far bene anche alla fantasia che porta comunque sia la musica al cervello, alla gente. Qual è il tuo rapporto con la musica? Beh, insomma, io studio al conservatorio ormai da quasi 3 anni, quindi la musica è la mia vita. E vi insegnano al conservatorio anche che tipo di musica mettere durante i rapporti sessuali? Ma no, i professori non ci dicono propriamente così, però ogni tanto c'è qualche discorso su cosa sentire durante i rapporti. Queste occasioni. Mm-hmm. Senti, e te che musica ascolteresti in questa circostanza? Io mi sentirei, penso, probabilmente un classico come November Rain dei Guns N' Roses o Another Brick in the Wall, tutto l'album dei Pink Floyd. Ah, c'è una buona cultura musicale. Allora, ci fai un saluto agli amici di Tribute Tribù? Un saluto agli amici di Tribute Tribù. Mi sento abbastanza libero, perché comunque è una cosa a volte nuova, a volte già provata, quindi dipende da persona a persona. Che musica metterei? Una musica molto spinta, bella spinta. Tipo? Tipo Welcome to the Jungle dei Guns N' Roses. Grandissimo, un saluto agli amici di Tribu Tribù. Un saluto agli amici di Tribu Tribù. Secondo te la musica potrebbe essere associata al sesso? Secondo me sì, per creare una situazione più piacevole. Ascolteresti quindi musica mentre hai un approccio sessuale o d'amore, come lo vogliamo chiamare? Sì, una musica classica, tranquilla. Sul rilassante? Sì. Il sesso e la musica, diciamo, sin dall'antichità, no? Certo. Gli antichi accompagnavano per comunicare la musica e per procreare, per mandare avanti la loro prole, insomma, col sesso, ma quindi no, insomma, è un bel accostamento, sempre se è romantico. Giustamente. Senti, e quale musica o canzone ascolteresti in questi momenti? In una scena, insomma, così, nel vedere nell'atto dell'amore, Ghost. Ghost. La canzone di Ghost, insomma, no? Certo, abbastanza romantica. Beh. Se invece fosse soltanto sesso, non lo so. Rocky 4. Ci fai un saluto agli amici di Tribute Tribù. Un saluto agli amici di Tribute Tribù. Ciao. Abbiamo preparato un mix delle tue esibizioni grazie ai video che ci hai gentilmente concesso. Prima che lanciamo l'RVM, vuoi lasciare un saluto ai telespettatori? Volentieri, saluto tutti i telespettatori che ci stanno ascoltando e vi invito a vedere, a venire al nostro concerto, a visitare la nostra pagina Facebook, il nostro sito internet, e vi aspetto per cantare insieme queste canzoni della storia della musica italiana. Grazie Simone, torna a trovarci presto. La mia sigaretta brilla rossa. Sulle mie ossa, sei più sincera quando dici una bugia. Sull'asfalto appoggio una luna affilata a tagliare i fili che legano le stelle. Strillo al cuore una lattina, vuote scopro che hai la sua teologia sulla mia pelle. Finestrini aperti a risolvermi di vento, la mia ruota incollata sulla striscia bianca della mezzanina. Del mondo che troverai
cerca di non metterti nei guai. Abbottonati il palto per bene e fai clacson delle auto e le campane. Ripetevo, non sono con te, e non darti ben assai per me, mentre il fiato si faceva fumo. Baciare una persona sotto un cielo stellato come facevano gli antichi romani, quale colonna sonora vorresti ascoltare nel frattempo che l'altro tua metà possa sfiorare le tue labbra con le sue? Guarda, se ti capitasse l'occasione di essere sotto un cielo stellato e avere accanto a te la persona che ami di più in assoluto, vorresti avere un sottofondo musicale e di che genere? Ovviamente una canzone d'amore. Proprio una delle più belle, quelle di Ligabue, Piccola stella senza cielo, poi sotto un cielo stellato che vuoi mettere? Giustamente ci sta anche bene. Sotto un cielo stellato, una bellissima ragazza, cosa potrebbe mancarci? Beh, una bella canzone, una bella rilassante canzone anche degli Imagine Dragons, comunque indie tronica, indie rock, così. Io metterei comunque Dream degli Imagine Dragons, molto bella, Smoke and Mirrors. Veramente belle canzoni e secondo me anche adatte a un'atmosfera del genere. Devo dire che questi giovani di oggi hanno un repertorio musicale molto vasto e molto più amplificato di alcune persone che conosco, tra virgolette, che poi mi uccideranno. Però senti, allora, baceresti una ragazza che è la tua ragazza o anche una semplice storiella sotto un cielo stellato? Ne approfitteresti, l'occasione fa l'uomo ladro. E
Sì, sì, cioè non si butta niente. Qua non si butta niente. Sì. Ok, allora un saluto agli amici di Tribu Tribù. Un saluto agli amici di Tribu Tribù. Yeah. Dalla candida cornice dello Stadio dei Marmi. Un grandissimo saluto. Continuate a seguirci. Viso sopra il petto.